Francesca Follonica. Francesca, cara, ciao, ciao. Pronto, ciao. Come stai? Ciao, Giuseppe. Non c'è bene. Male, non tu c'è come male. Stai? Che ci vuoi dire? Francesca conosco da molto Follonica. Bene io Follonica, perché andavo anche in vacanza a Castiglione della Pescaia, che è la vabbè, vicino. Vabbè, sti cazzi, però, si può anche no, aggiungere dico... sti cazzi. Sì, sì, per carità, lo dico per lei. Vieni, vieni che ti fruttarizziamo, anche fai Maremma. Fruttarizziamo, vieni. Perché tu sei, sei fruttariana, non ho capito. Avevo sentito che volevate diventare fruttariani e pensavo no, nessuno, di dare qualche consiglio. No. Amica mia, io guarda, ti posso assicurare che io tutto voglio fare tranne che diventare fruttariani. Mi dicono tra l'altro che mangiare troppa frutta fa veramente male. A parte che fa ingrassare. Ma dai, a che cosa per esempio? Allora, la frutta fa ingrassare. Giustamente dice Parenzo, la frutta fa ingrassare. Me l'hanno detto, fa ingrassare. Sì, sì, non c'è dubbio. Sì. La frutta fa ingrassare. Seconda cosa, tu come sei? Magra? Ah, beh, non lo so, secondo te come posso essere? Non lo so, è la Francesca, radio questa, che ne so, cara, non ti posso immaginare. Ragazzi, sono un fisico della Madonna. Il culo come ce l'hai? Ma cosa ingrassare? Il culo come ma ce l'hai? Pensando? Il culo come ce l'hai? Eh no, culo è sodo oppure hai, molle? Vuoi dire che non hai smanettato sui social per vedere come c'è il culo? Mi ma vuoi come dire faccio? Scusa, non ti conosco, cara mia, Francesca, come adesso, faccio? Scusami, spiegami com'è ma questo. Dai, ma tu sai tutto, tu prevedi tutto. No, ma ho capito, in tre secondi, parte. Francesca, Follonica, fruttariana, non è che riesca a arrivare. Come ce l'hai sto culo, Francesca? Ovviamente sodo, grazie alla frutta, grazie allo sport, grazie ai geni, sicuramente. Sì, ma io non ho capito, perché hai scelto di diventare fruttariana? Spiegami, signora Francesca. Spiegami, sono partita perché? dall'etica. Sono diventata vegetariana e poi vegana. E poi è stata una scelta di salute, provare per credere, se tu provassi me lo cioè, cosa mangi? Cosa mangi, Francesca, spiegami. Mangio esattamente frutta dolce fino a sera. Sì. Prevalentemente mele, ma non solo. Sì. E frutta ortaggio e frutta grassa la sera, in quantità. Non faccio certo la fame. Cioè tu non mangi mai, no. Non mangi mai verdure, non mangi mai verdure, né non mangio verdure, carne. Non mangio legumi. Ecco, ma allora, perché i legumi? Devo, perché devo hanno un po' di hanno un po' di vita. L'avocado è considerato frutta, l'avocado, sì. Sì, sì. L'avocado certo è frutta grassa, sì. Sì, frutta grassa. Vi confesso una cosa solo a voi, non lo dite a nessuno, mi raccomando che rimanga qui, eh. Dimmi, cara. Ogni tanto, raramente, faccio uno sgarro a base di ceci. Dice sgarro a base. Terribile. Ma scusa, ma anche tu sei convinta che diciamo. Ma se tu inviti questa qua a cena è una svolta praticamente, perché non ti costa niente. Non è vero, cioè, ci sono certi ristoranti vegetariani che costano un sacco di soldi. Ma questa è fruttariana, questa qua. Quindi ma la frutta costa cena pure un sacco di soldi, non ti preoccupare. La frutta costa tantissimo. Scherzi. Cioè, ma poi lei piglierà la frutta quella bio, non so che cazzo, piglierà dove? Sì, costa purtroppo costa un sacco di quattrini. Tutto quello che guadagno praticamente lo spendo così, una tragedia. Brava. Comunque c'ha una voce arrapante da morire questa Francesca. Ecco l'altra. Una voce arrapante da morire. Non mi fa recitare anche a me, per favore. Beh, allora, lascio soli. Dire che è molto importante, molto importante. È molto importante la vitalità che ti dà la frutta, l'equilibrio psicofisico che ti dà la frutta. Ma scusa, tu la questione etica, tu dici perché ovviamente gli animali non li vuoi ammazzare. Ovviamente sono partita da quello. Sei partita dagli animali, cioè, adesso non te frega più un cazzo degli animali. Cioè, con un carnivoro potresti scopare? Ma oddio, deve essere proprio tanto, tanto bravo. Però non credo più di una volta. Poi a volte mi dà noia l'odore, capito? Sono proprio un odore diverso. Ma non so. Cioè, i maschi, ma lo so, però è una domanda che ti faccio. I maschi carnivori, cioè, non hai chiamato per parlare di sesso, lo so, d'accordo. Però a me viene in mente il fatto che. Dottore, forse problema in allivo. Sì, però. Totole, no, cioè, forse è problema. Non ti sento bene, invece mi piace molto quando mi parli sopra, ti voglio sentire meglio. Cosa dottore, stai dicendo? Forse è problema non in arrivo. Stanno non per parlare di polcherie, dottore. No. Io lo dico, dottore. Sono dottore, intanto si è mezzo al cazzo. Scusami, Francesca. Io voglio capire, gli uomini carnivori hanno un odore particolare? Hanno un odore diverso? Hannuna dice anche a me fa questo effetto. Che tigre questa. Ma cosa dice questo? C'è il signor Robert Hannuna che dice anche a me fa questo effetto. E cosa c'entra? Beh, un ebreo, per capire, un ebreo che non ho mica detto che è un mafioso. Cioè, ho detto che è un ebreo che vive nel particolare in Israele. Se vuoi sapere il dettaglio, è il nipote di David Zard, peraltro. È il nipote di David Zard, benissimo. Che la gente non è tenuta a conoscere chi è David Zard. Comunque dice: che tigre questa? Che ne sai che no, è una tigre? Scrive, magari non lo so, è... dalla voce lo scrive adesso. Si è arrapato pure lui, vabbè. Allora, Francesca. No, non mi date della tigre che è carnivora, mamma mia, non è proprio la mia attitudine. Scusami, però, Francesca, allora io voglio capire: con un carnivoro ci scopresti solo una volta al massimo se proprio non ha un odore brutto, giusto? Diciamo di sì, è un po' ridotta ai grezzissimi livelli, così, però dai, sì. Ecco, ma per una fruttariana fare sesso cosa significa?
quello che significa per tante altre persone, no, non fruttariane, ma ho capito, ma c'è una vitalità maggiore. Invece, come ci ha raccontato uno, sei un po' più debole da quel punto di vista fisicamente. No. Assolutamente no, uno ci ha detto, ma uno ha detto: io sono fruttariano, due tre giorni fa, quattro giorni fa, dunque sono più debole sessualmente, non ma ho che questa cagata. Vabbè, ma perché è un segaiolo lui, si può dire segaiolo, sì, è un segaiolo può dire, lui, guarda, dai, si può dire di tutto, no, ragazzi, anche, allora, è anche poco spiego. Segaiolo, sì, dimmi brevemente, dimmi. Quello che succede è che si dorme di meno, ma senza sacrificio, cioè proprio sei tu uno spillo, ti svegli la mattina e sei così e non ti fa male niente. Io prima, facendo molto molto sport, avevo dolore alle giunture, cioè mi usuro molto, adesso... non sono una fruttariana rispettosa che va a risparmio, capito? Sono una che macina. Ora non ho più un dolore e poi a livello psicofisico, cioè anche mentalmente, sono sempre allegra. Ma è una cazzata, dai, io più allegra, più in forma. Ma dai, su. Ma dai, su. Francesca, ma non ho capito, i legumi secondo te contengono vita, i legumi? Hanno qualcosa della vita, i legumi? Tutto contiene vita, tutto energia. E dunque tu non li mangi, non li mangi per quello? Sì, ma no, non li mangio solo per salute. Solo per salute? No, cioè solo frutta fa bene? Sono un po' più di fitotossine di altre cose, dai. Ragazzi, quindi preferisco purificarmi. Vabbè, la frutta. Direi Francesco, ma non le manca la pasta, no, che so io. Ci vuole riso, una seconda puntata con Francesco, vabbè. Dobbiamo chiudere. Seconda puntata. Sì, ma invitatemi lì, no? Dai, ci divertiamo. Beh, amica mia. Ma hai dato una grande detta così, idea. Signora, una però, grande idea. Detta così, però. Subito io, La fruttariana di Follonica. A domani, ragazzi.